benvenuti su questo nuovo video. Io sono Nadia. Io sono Gabriele. Oggi ci troviamo in Piemonte, siamo in Val Chisone, poco sopra Fenestrelle, siamo a Lo, dovrebbe chiamarsi così, scritto Laux. E qua c'è un piccolo laghetto e anche un bel paesino. Quindi andiamo a vedere. Abbiamo fatto tappa qui e adesso andremo a visitare sia il laghetto che il paesino. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella per restare aggiornati su ogni nuovo video. Se poi questo video vi sarà piaciuto, metteteci un like. Si va con la sigla! Proprio qui troviamo anche questa verdissima e ampia area sosta dedicata appunto ai camper. Eccoci arrivati sul lago, qua troviamo anche un albergo che vedete alle mie spalle e c'è anche qua su questa collinetta la possibilità di giocare a mini golf e di fronte a me, proprio dall'altra parte del lago, c'è anche un prato completamente verde soleggiato in cui vedo che in questo momento stanno prendendo il sole e qualcuno si sta anche bagnando i piedi, sta rinfrescando nelle acque del lago. Acque abbastanza trasparenti, anche se oggi troviamo questi tipo, è un lago un po' fiorito, ci sono delle foglie, non so cosa sia, della mucillagine in superficie, e adesso facciamo tutto il giro, ma si va veramente in fretta, è un laghetto molto molto piccolo. Sapevamo, ma anche Laux, o Lo come si dice, è uno dei borghi più belli d'Italia. Abbiamo altri video di appunto i borghi più belli d'Italia e li trovate nella playlist apposita. E allora, appena arrivati a Lo, troviamo subito tre fontane e poi questa bellissima via con questo, diciamo, ruscello che scorre proprio qui in mezzo, tra le case. Come in ogni borgata di montagna che si rispetta, troviamo al centro del paese anche la fontana con il lavatoio. Siamo adesso proprio nel centro di Lo e qui troviamo anche questo bel giardino e la sua chiesa che adesso andiamo a visitare. Molto particolare come villaggio, come paesino, ci sono tanti dipinti e in ogni angolo troviamo anche delle fontane.
qua abbiamo trovato anche il forno di Lo, che adesso andiamo a vedere insieme. E un'altra particolarità, troviamo tantissime case con queste, possiamo chiamarli un misto tra quadri e sculture in legno. Il nostro giro è terminato, adesso ritorniamo al lago a prenderci un gelato e poi ovviamente cambiamo di nuovo destinazione. Ciao! Più forte, parla forte. Ciao e benvenuti su questo nuovo video. Io sono Gabriele. Io sono Ginevra. E io Federico. E io Nadia. Oggi ci troviamo. Oggi ci troviamo in Val Chisone, siamo a Laux. Qua ci dovrebbe essere un piccolo borgo e un piccolo laghetto, credo sia tutto piccolino, e poco dopo finestrelle. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella e se questo video vi piace metteteci un like. Tutto questo ovviamente dopo la sigla.